mattina una sessantina di lavoratrici e di lavoratori dello spettacolo e della cultura hanno deciso, tutti tamponati, di riappropriarsi di uno spazio pubblico per restituire a questo spazio pubblico la sua vera funzione, cioè quella di un'agorà pubblica, soprattutto in un momento in cui teatri e luoghi d'arte sono forzatamente chiusi. Noi siamo qua per richiedere che fondamentalmente la nostra categoria venga tutelata e venga ascoltata dalla politica. Quello che chiediamo fortemente è un reddito di continuità che ci permetta di sopravvivere fondamentalmente durante la discontinuità, che è una condizione endemica del nostro mestiere, è una condizione che non potrà mai essere scardinata, che è una condizione interna proprio al nostro mestiere. Abbiamo deciso come rete dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo di entrare simbolicamente all'interno di questo spazio, perché da un anno stiamo portando avanti una battaglia importante, una battaglia che vede in prima fila i lavoratori e le lavoratrici, ma vuole accanto a sé il pubblico, gli artisti e anche tanti e tante altre categorie di lavoratori che in questo anno di pandemia sono state colpite. Stiamo soffrendo tutti, stiamo soffrendo. La pandemia non ha fatto altro che scoperchiare un vaso di Pandora. Tutte le disuguaglianze contrattuali, ma anche le sperequità non solo di contratti, ma anche proprio di salario, e per non parlare di tutti quei... Noi siamo dei lavoratori precari da sempre. Sappiamo benissimo che se il lavoro non è tutelato non c'è democrazia. Questi giorni che saremo qui si apriranno dei tavoli tematici dove cercheremo di invitare tutte quante le istituzioni che arriveranno per poter comunicare con noi, per potersi confrontare con noi lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, proprio per riaprire un nuovo rapporto tra le istituzioni e la cittadinanza. Il Globe è un posto, come è stato ricordato anche oggi, che è un teatro popolare in cui si incontra il regnante e l'ultimo dei cittadini in un'arena comune. Effettivamente questo spazio è uno spazio che potrebbe essere utilizzato anche praticamente per farci cose oggi, è tutto uno spazio all'aperto, e bisogna pensare che appunto il secondo anno di questa pandemia non può essere lasciato all'improvvisazione, ma ci deve essere una progettazione.